Minchia, è tornato Reflected. È tornato il mio arcinemico. Si vede la live? Sì, si vede. Questo è un italiano ed è parecchio bravo. Lui non mi pare che lo battessi facilmente. Però era una vita che non lo vedevo nelle leaderboard. Ok. Proviamoci. Più di 23, possibilmente più di 24.000. Niente di niente, vabbè. Mi prendo il danno. The Fool può tornare utile più avanti. Ok, la stanza del tesoro non è sicuramente giù. Ok, ha funzionato. Esattamente come volevo che funzionasse, però ho avuto dei dubbi verso la fine. Dovrebbe funzionare il Mulligan ed è anche un buon oggetto, soprattutto per partire. Devo solo stare attento per la questione HP, che è l'unica parte che non mi convince. C'è una roccia tinta qua? No. Sì, che poi Isaac, tra l'altro, è abbastanza stressante da fare, però magari è una buona run, non lo so, magari. Non lo so. Oh, se va male, quitto, fanculo, non è la fine del mondo. Lo sto facendo per una questione di... per una dimostrazione di costanza. Una roccia tinta. Bene, molto bene. Una roccia tinta totalmente inutile. Allora, a questo punto... No, non è qui. Vabbè, a questo punto lasciamo stare allora. Le mosche aiutano veramente un sacco e lì c'è il mezzo cuore che abbiamo perso prima. Azazel non mi piace particolarmente da usare. Perché ci costringe ad avvicinarci troppo. Almeno la chiave l'abbiamo recuperata. È stata una giornata stressante. Che hai fatto? Cosa fa Blasting Cup? Mi cerchi sulla wiki cosa fa Blasting Cup? Sono sicuro niente di buono, però... giusto così, per essere sicuri. Non mi convince sta situazione. Vai Mosca, vai Mosca. Sono troppo vicino a roba che scoppia. È buono. Allora è buono. Mi piace. Cioè, è meglio di non averlo, che già è qualcosa. Ok. Immagino che non riusciremo a ottenere... cioè, a poterci permettere il patto. Però, Magic Mush. Magic Mush ci sta. One makes
Così come ci sta anche lì il Brimstone, tutto sommato, perché compensa il nostro, la nostra carenza di range. Buono nel 10% dei casi, che è meglio dello 0%. Sì, più o meno, il Brimstone piccolino è più un supporto. Dai, almeno due cuori blu. Ma vai a cagare. Non lo prendo neanche. Neanche così, no, quello proprio no. E mi dispiace non usare The Fool perché mi sento veramente in pericolo. Però contemporaneamente The Fool mi serve. No balls. Perché no balls? Cosa ho fatto? Sono talmente distratto, guarda. Ah, per Plonsino, Bolz. Non c'è una situazione in cui mi immagino che possa tornare utile se non per scambiarlo con qualcos'altro e rirollarlo. Bello, ok. Ma la stanza del tesoro? Non per... Eccola lì. Arrivati a questo punto, bello, veramente proprio grandissima presa per il culo. È meglio di The Fool, ma è un disastro lo stesso, cioè. Posso... Sì, mi sembrava sospetta come stanza, speriamo che ne valga la pena. Almeno c'è tra questi l'aumento di range. No, però posso diventare minuscolo. Puberty va anche bene. Power pill può essere utile. Punto interrogativo è un casino. Explosive diarrhea non è un problema. E one makes you small, non credo di voler diventare più small di così, però la power pill me la uso dal boss volentieri. Sì, allora mi serviva Plan C, con quello mi potevo ammazzare senza prendere danno. Ah! Però in effetti credo che mi terrò stretta questa vita con Azazel per il momento. Non ho manco ucciso il tizio, va bene. Allora, prende intanto la chiave. Lo accetto. Non lo accetto, mi fa schifo, mi fa cagare. Lo odio. Mi compro sta chiave perché non mi sento... Non lo so, ho l'impressione che il gioco non ce ne voglia dare, quindi voglio essere sicuro. Non ho preso il Plan C perché... Ah sì, ah no, non era una domanda, giusto.
Mi dispiace, sempre questo brutto gioco. Non lo so se è inutile in realtà con Azazel. Ho pensato che nella speranza che fosse utile è meglio che non averlo. Sì, no, ma voglio tenermi la vita con Azazel. Sì, lo posso ancora fare, hai ragione, però preferisco che sia tipo un'ultima speranza quando avrò trovato qualcosa di più autosufficiente, magari. O una buona scorta di cuori. Oh, zero, eh? Oppure la posso perdere al patto, che è un'altra alternativa. Metti che il patto è troppo costoso, mi posso tranquillamente ammazzare prendendolo. Cosa non ho fatto? Ok, quello è bello. Non è quello che ci serve, però lo prendo perché in futuro potrebbe essere quello che ci serve. Power Pill mi piace. A questo punto guardiamo qua. Questo tizio lo facciamo fuori. Sta storia del 10% finora non si è verificata. Lì c'è la monetina che serve. Perché mi serviva una monetina? Perché volevo comprare un solart. O forse una chiave. Mi sa che non compro niente e me la tengo. Mi porto Power Pill e cerco il boss e poi torno a prendermi The Stars. Mi servirebbe Dark Bomb più di ogni altra cosa. Se trovo Dark Bomb pure con Dark Judas sono a posto. Due chiavi, finalmente un guadagno. Poi un sacco di batterie, ma manco un oggetto attivo abbiamo trovato. Preferisco questo, grazie. Non voglio rischiare, ma sto boss non si trova. Bombe ne stiamo droppando un sacco. Qua c'è il boss. Quello non mi serve. La chance di patto l'ho aumentata. Facciamoci il boss. Gurdy non è un problema. In particolare con la Power Pill non dovrebbe essere assolutamente un problema. Ok, un aumento di tiers va bene. Abbiamo ancora 15 monete, quindi per il momento, anche se ci fosse qualcosa da comprare al negozio, non mi pare che. Cioè, non la possiamo comprare, ecco. Per il momento. Ancora droppiamo bombe. Vabbè, io torno a prendermi comunque The Stars perché mi serve e perché non penso che siamo così in ritardo sulla tabella di marcia. Del resto, con Azazel si fanno le speedrun. Forse avrei dovuto spostarlo, ma lasciamo stare. Giusto, non è qua che devo andare e non è nemmeno qua, è qua. Me la potrei fare la stanza, però non credo che sia un buon impiego del tempo e della poca vita che abbiamo. Eh no, semplicemente praticamente se hai il Book of Revelations mi pare che lo devi sia avere che avere usato in quel piano e ti spawna per forza o in quel piano o in quello dopo uno dei 5 cavalieri. Compra un solart. No, perché se
L'idea era di perderli al patto eventualmente. Comunque sì, siamo in anticipo, quindi va bene. Tra l'altro, dove l'ho trovata l'ombra di Giuda? Madonna, sono troppo rincoglionito, non me lo ricordo più. Vabbè, Dark Bomb quando serve. Bene, a questo punto me lo aspettavo anche, non mi posso definire deluso. Cazzo, l'ho ammazzo a fare se tanto c'è il 100%, non lo so. Però va bene. E qui c'è il boss. È il nostro patto dove potremmo perdere in maniera intelligente la nostra vita. Forse. Sperando che non contro Krampus. Mostro 2 si può fare. Questo è solo un aumento di velocità, quindi lo posso prendere e la pillola non so cosa sia. Ok. No, la mia speranza è che questa pillola non sia una Telepills, perché io intendo utilizzarla subito. O forse no. Sì. Full health, va bene. Perché c'è anche il cavaliere, quello bianco. Headless Horseman si chiama? No, Headless Horseman. Vabbè, comunque c'è il cavaliere bianco che è il quinto ed è quello che non voglio ottenere. Sì, il cavaliere mascherato. Allora, io quindi cosa voglio fare qui? Voglio... Cosa mi dai? The Sun, mi può tornare utile. Ok. Va bene anche così. Preso questo. Ah. Comunque Large Zit lì sta funzionando. Allora, io adesso ho un'idea. Vediamo se funziona. Bene. Roccia, è corta questa, fra un po' abbiamo finito. Comunque lo sai, apro sempre con Isaac e poi tutto il resto è sempre altra roba. Sì, Berlusconi. Che culo, invece non è culo, è tutto calcolato, non lo so. Allora, potrei usare The Sun anche subito, sì. Calma, non hai più il volo. Interiorizza questo, non hai più il volo. Ripeti con me, non sono grasso, sono magro. Le donne mi trovano attraente. Sono curioso adesso di sapere che cosa ci sia dentro quella stanza del dado. Bene. Infestation. Questo si assorbe. È diventato un aumento di tiers. 4. Ah, ok. Mancata, però va bene.
accetto anche la carica. Ok, il tempo ce l'ho, quindi posso continuare a esplorare. Quanto danno ho? 25, è veramente più di quanto pensassi, ok. L'unica cosa di cui sento la mancanza è il volo, ma per il resto stiamo andando proprio a gonfie vele. Cioè, one-shottiamo tutto quasi. Allora, vediamo che c'è qua. Sì, io ci sto, perché è anche una course d'Aigra, direi, in questo momento, perché lo possiamo assorbire. Non apro gli altri perché non voglio che mi teletrasportino accidentalmente al patto. Ok, preferisco l'aumento di fortuna, credo. Altri ragni, che due palle. E altre troll bomb, madonna che perdita di tempo. Però va bene anche così. Però va bene anche così. Adesso devo solo tornare al boss, lasciare questo piano. E al prossimo... c'era qualcosa qui? Giusto, grid. Quasi arrivati. Partiamo qua. Sto bene anche così. Ci riprendiamo la nostra The Stars. Sì, ho ripetuto la stessa, la frase di proposito. Grasso è bello. Non ho mai detto di essere troppo grasso per le donne, solo per le auto. Alle donne piaccio. Ah, ecco perché avevamo tutto quel danno, perché per il coso di Sansone, ma che neanche adesso fa schifo, però non è così eccessivo come prima, ovviamente. Niente rocce tinte, niente rocce tinte che io riesco a vedere. Bene, bene, è rimasto impallato lì, mi fa un sacco piacere. Quella stanza non la vogliamo fare, quella chiave non la possiamo prendere, dobbiamo solo trovare il boss, poi si fugge in ogni caso. No, 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 trovare il boss, trovare il boss. Il tempo ci basta. Però facciamolo con anticipo se possibile. Quella pillola la proveremo eventualmente dopo. Niente boss, ma almeno la stanza del tesoro l'abbiamo trovata. E io me la uso la chiave per visitarla in anticipo, anche se l'oggetto fa cagare. E l'avrei potuto assorbire, sono stato scemo. Sono stato scemo, l'ho preso perché mi sono dimenticato che ho assorbito quello prima, che tra l'altro... cioè che mi avrebbe fatto bene assorbire, perché? Perché praticamente... cioè mi avrebbe fatto bene prendere se avessi preso anche quest'altro, perché adesso avrei abbastanza oggetti per diventare Lord of the Flies. Ok, ci facciamo mamma, sì. Allora, il patto. Il patto è buono. Prendo questo e basta, però, perché se no moriamo. Prendo questa. E sinceramente io assorbo entrambi. Perché quelle carte lì mi potranno servire. Madonna che culo. Vediamo che carta... ah, giusto, Justice. Ok, con quel solo art a terra mi sento molto più tranquillo. Ok,
colpa tua che ti sei avvicinato. Dove sei? Sto cercando di eliminare i nemici comunque in un ordine specifico, in maniera che mi droppano i cuori che mi devono droppare, perché mi pare che dipenda da quello. Beh, il nostro danno almeno è aumentato un pochino. Sinceramente io sono pure tentato di utilizzare. Devo stare più distante, però va bene lo stesso. Ok, la situazione è comunque molto tranquilla, tutto sommato. Non so se raggiungerò il punteggio che volevo raggiungere. Però no, sono passato dal meglio che sto attento con a quale patto prendo. Perché non so se mi basta la vita per la boss rush. Non c'è proprio rischio di morire in nessun universo in questo momento. Giusto, c'è l'impresa. Credo che non utilizzerò più l'oggetto attivo, però, finché non termino la boss rush. Perché voglio lasciarmelo nel caso mi serva assorbire l'oggetto che mi danno alla fine. Bene, sono un idiota, me lo sono meritato. Però mi stava veramente stancando. Infatti questo oggetto qua io lo assorbirei. Però non me lo fa assorbire, perché comunque sono a corto di una carica. Quindi abbiamo The Hermit, The Sun, The Stars, Temperance, Two Spades. Two Spades lo possiamo usare. Temperance. Prendiamoci più punti possibile, sempre rimanendo nel ragionevole. Ho sbagliato, però adesso lo so. Comunque non è letale. 2, 3. Ok. Beh, a questo punto così, 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 e così. E dovremmo aver guadagnato almeno dei punti in questo modo. Già che ci siamo, The Sun, tanto lo volevo già utilizzare. Hermit è quello che ci servirà per uscire da questa parte, da questa stanza. Il Void ce lo portiamo. E vediamo se il patto è ancora aperto. Non è ancora aperto. Benissimo. Quindi niente negozio, niente vie di fuga da questa run, apparentemente. Ma adesso finiamo di esplorare per bene il piano e poi vedremo com'è la situazione. Penso di aver fatto solo un errore relativamente importante, che è stato quello di non assorbire
la cazzo di Angry Fly, però nel grande schema delle cose non sembra che sia stato un grosso problema. A questo punto sarebbe saggio anche farsi questo combattimento qui, semplicemente per la mera forza d'attacco che ci ritroviamo, che non ci fa neanche perdere tanto tempo. Poi chissà, poteva uscire qualcosa di meglio. Qualcosa di meglio di Arrive a Wizard sicuramente. Wow, a Cards Against Humanity. La utilizzeremo nella stanza grande. Aspetta, però a questo punto entriamo nel vault. Ah, ok, vogliamo fare le cose per bene, facciamo le cose per bene. Bene, li ho presi tutti. Sono contento di questa cosa. Wow. Addirittura. Oh, mi tenta tutto quanto. Mi tenta pure di assorbirlo, ma al momento non ho utilità né nel prenderli né nell'assorbirli. Quindi per il momento ci fermiamo. Anche se potrei prendere... No, vabbè, lasciamo stare. Ecco, per esempio, quella runa mi interessa. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Vabbè, a questo punto mi prendo il volo e vaffanculo, anche perché già col volo posso prendermi ste bombe qui. Posso prendermi un po' di roba che ho lasciato indietro. È una Berkano. A questo proposito possiamo usare anche questa carta qui. Che male sicuramente non fa. Addirittura un cuore d'osso. A questo punto prendiamo pure tutto, tanto è finita. Come procede con Into the Breach? Non ci ho più giocato, però ti ho detto l'ultima cosa che ho fatto. No, io non ci ho mai giocato. L'ho sentito nominare per la prima volta, penso, dentro Isaac. A questo punto prendiamo anche la chiave. Beh, io non vedo... sinceramente nulla. Al massimo la stanza super segreta, ma dubito possa esserci qualcosa di rilevante al suo interno, onestamente. Ah, era qua, potevo tornare a prenderla. Ah. Non mi può dare la pala lui, non mi può dare niente che mi serve, mi conviene ammazzarlo. Vediamo se questa cosa mi sta convenendo. Beh, penso proprio di sì. Però non so quanto la voglio ancora fare. Vai, quest'ultima volta e poi basta. Ok. 66esimo, comunque non ho assolutamente battuto Reflected e nemmeno Air War. Chissà. Probabilmente l'errore che ho fatto è stato quello che i primi piani ho un po' saltato delle stanze, avrei dovuto esplorarli meglio, forse è quello che mi ha
fatto scendere di qualche centinaio di punti, però non mi sento insoddisfatto tutto sommato, dai.